Svegliati Alessandria. Guarda che poi oggi si vede storto. È giusto. È il 31 ottobre 2020, siamo qui di fronte al palazzo della prefettura, come potete vedere da questi manifesti. Così lo sport muore. Oggi la manifestazione di questi centri sportivi, palestre, che anche loro si lamentano contro il nuovo dispositivo, il nuovo decreto del ministro Conte. Buongiorno professore, vediamo qui tantissime persone. È una manifestazione che cerca di suscitare l'attenzione da parte del governo. Ricordiamo di posizionarsi a un metro di distanza dai vicini. Una situazione che sta diventando veramente tragica e che non, ecco, cominciano a dire e a lamentare le loro problematiche, che sono quelle di sopravvivere in una situazione veramente, veramente grave. Settori annientati da disposizioni che qualcuno deve spiegare la loro motivazione, perché erano strutture che avevano organizzato tutta una serie di norme, di cautele, di protocolli molto ma molto rigorosi, e quindi non erano certamente luoghi dove si poteva propagare il virus. È una decisione inspiegabile che manderà sul lastrico centinaia e centinaia di persone, priverà i cittadini di una possibilità che è quella di esercitare lo sport e quindi avere salute. Salute. Buongiorno a tutti. Ecco, comincia la... Per la prima volta ad Alessandria centinaia di istruttori, maestri e 65 attività di sportive e di ballo si uniscono per dar voce al dissenso verso il nuovo DPCM. In data 18 ottobre il Premier Conte comunica in diretta TV la decisione di dare 7 giorni di tempo a tutte le attività sportive di adeguarsi ai protocolli, come se nei 5 mesi passati non ci fossimo preoccupati di nulla. Dal 25 maggio tutto il mondo sportivo ha cambiato modo di lavorare, investendo migliaia di euro. Igienizzazione, sanificazione, termoscanner, sistemi di prenotazione corsi, aggiornamento valutazione rischi, distanziamento di 2 metri tra gli atleti, dimezzando ovviamente così la capacità delle nostre sale e di conseguenza i nostri incassi. Giovedì 22 ottobre il Ministero ci comunica i nuovi protocolli, con ancora maggiori limitazioni. E ben 12 metri quadrati per ogni cliente, dedicato ad ogni cliente. Sembrava scampata, la paura c'era della chiusura, ma i nuovi protocolli ci davano una speranza. Una folle corsa a rivedere gli spazi, a modificare i protocolli in attesa dei controlli da parte degli NAS, come se fossimo una banda di incauti sprovveduti. 7 giorni di terrorismo mediatico, controlli superati poi brillantemente, per poi cosa? Chiudere. Dietro ogni imprenditore sportivo ci sono collaboratori, dipendenti, mutui, affitti, leasing e famiglie da mantenere. Lo sport combatte ogni giorno la sedentarietà, il diabete, l'obesità e la depressione. Andrebbe considerato come un'alternativa sana alla medicina. Lo sport non è il problema, è la soluzione. Bravo! Bravo! Chiediamo dunque al Ministero, al Ministro Spadafora, al Presidente Cirio, al Sindaco Cuttica qua presente, aiuti concreti. Per il nostro settore si prospettano 6-9 mesi ancora duri, difficili, e oltre l'80% delle nostre società sportive è a rischio chiusura. Molto probabilmente alcuni di noi non li rivedrete a fare i propri corsi. Gli aiuti arrivati a giugno
non sono bastati nemmeno a coprire il primo mese dei nostri canoni di affitto, che ovviamente non sono arrivati, e per alcuni non sono nemmeno arrivati. Non sono arrivati. Che cosa ci hanno offerto? 25.000 euro di prestiti, quindi a carico nostro, e al 90% delle attività sportive non sono neanche stati autorizzati, perché ovviamente le banche si sono rifiutate. Il settore adesso cosa ha bisogno? Della riduzione degli affitti, non per solo per i mesi di chiusura, ma anche per il periodo difficile che andremo a vivere, fino almeno ad agosto 2021. Chiediamo l'annullamento e il rimborso delle utenze fino a fine emergenza. Chiediamo anche degli aiuti, in questo caso a fondo perduto, ma non solo sugli incassi commerciali, anche sulla quota istituzionale e su tutti i nostri incassi. E poi vorremmo un bonus wellness per tutti gli sportivi, in modo da rilanciare il nostro settore ormai dilaniato. L'annullamento dei tributi fino a fine emergenza e un'estensione degli eco bonus per gli investimenti nel settore sportivo. Grazie a tutti, grazie a tutte le società sportive, e lascio la palla all'area danza con Marcello. Bravo, bravo, bravo. Adesso parlerà il rappresentante del settore danza. Oggi parlo a nome di tutti quei ballerini che ormai sono mesi che si vedono privati della loro passione, del loro sport. Parlo a nome di tutti quei maestri, istruttori, giudici che si vedono privati del loro lavoro. Parlo a nome di tutte quelle associazioni che purtroppo hanno già dovuto chiudere dopo il primo lockdown e tutte quelle che stanno cercando di sopravvivere. Parlo a nome di tutte quelle persone che credono nel movimento della danza, che hanno sempre creduto e dedicato la loro vita con sacrificio, determinazione e tanta passione per far vivere e mantenere viva la cultura e l'arte della danza. Siamo stati i primi a chiudere, era il 24 febbraio scorso, e siamo stati gli ultimi ad aprire il 24 luglio, con 1000 restrizioni. E ovviamente sappiamo che per le scuole di ballo aprire a luglio e agosto significa non lavorare. Ci hanno chiesto di adeguarci a protocolli che peraltro non sono stati pensati per la danza, né tantomeno per le danze di coppia. Ma noi da atleti, danzatori, sportivi che seguono le regole ci siamo adeguati, e le associazioni hanno investito migliaia di euro per poter riaprire a settembre. Abbiamo dato voucher ai nostri tesserati per i mesi di abbonamento non usufruiti durante il lockdown, e quindi abbiamo iniziato in perdita perché pagato anche gli affitti e le utenze per i mesi di inattività. Ci siamo ritrovati a dover dimezzare i nostri corsi per poter garantire le distanze di sicurezza imposte, adeguandoci col sistema di prenotazione online, ingressi contingentati, autocertificazioni e registri presenze. Abbiamo fatto indossare la mascherina a chiunque entrasse o si avvicinasse alla scuola. I genitori accompagnavano i figli fino al massimo allo spogliatoio per evitare assembramenti e contatti con le altre persone. Tutto questo solo per poter lavorare, niente di più. E far continuare e ballare e vivere la propria passione, il proprio sport e i nostri allievi. Ma tutto questo non è bastato, perché oggi ci troviamo di nuovo a essere chiusi. Ad un mese e mezzo dalla riapertura ci ritroviamo identificati come luoghi a rischio contagio. Sostenuto da quale studio epidemiologico? Nessuno. Bravi. Ci sono dei dati che dimostrano che sono partiti dei focolai all'interno delle nostre scuole di ballo? Faccio una domanda. No, esatto. E quindi ripeto, siamo qui chiusi, ovviamente capiamo la situazione, non siamo quegli responsabili che vogliono che i contagi continuino a salire, ma mettetevi nei panni di maestri, di collaboratori sportivi che con i minimi aiuti che hanno faticato ad arrivare già a settembre, ad alcune attività è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto, ma si tratta di cifre irrisorie che non sono bastate nemmeno per la sanificazione.
Ora ci spiegate come possono le associazioni e tutte le persone che lavorano dietro a questo mondo continuare a vivere? Noi chiediamo, anche se in questo momento sembra impossibile, di poter continuare a lavorare in sicurezza, come abbiamo già dimostrato di poter fare. La danza è arte, è cultura, è sport. È un movimento che muove in genere 5 miliardi di euro, senza considerare l'indotto tra abbigliamento, scarpe, accessori, sartoria, truccatori, parrucchieri, costumi, teatri, service, maestranze, giudici di gara, competizioni. Io vorrei dire che prima di definire la nostra un'attività non indispensabile, c'è da chiedersi quanta gente si lascia a casa senza lavorare, senza la possibilità di mantenere la propria famiglia. Il ballo? Bravo! Il ballo, oltre ad essere un lavoro per molti, è un'alternativa alla noia per i nostri giovani che sono sempre più persi dietro a cellulari, social network, videogame, televisione. Insegna a loro la disciplina, la condivisione degli obiettivi, lo sviluppo della motricità e della coordinazione. La danza fa bene alla salute, lo dimostrano gli innumerevoli studi scientifici e di progetti portati avanti insieme a donne oncologiche, disabili, ed è una medicina per il corpo e per la mente. Chiudendo le scuole di danza, e concludo, non si lascia solo senza lavoro centinaia di migliaia di persone, ma si lascia un'intera nazione senza cultura e senza arte. Grazie. Bravo, bravo. Lascio la parola a Eugenio. Bravo. Le procedure, anche la sanificazione del microfono, vedete come sono ligi alle disposizioni sanitarie. Sì, sono già emozionato, io ve lo dico, il mio cuore è molto, molto debole. Buongiorno a tutti, poche parole per esprimere il nostro pensiero. Oggi rappresento la box e le arti marziali. Box. Ripeto. Oggi rappresento la boxe e le arti marziali. Ci avete chiesto di prendere precauzioni e accorgimenti, sanificazioni, controlli, distanziamento. Noi abbiamo ascoltato, ci siamo adeguati e con voi, con l'amministrazione, abbiamo fatto squadra. Come sempre si fa nello sport. Oggi, di fronte a questo altro sacrificio che ci chiedete di compiere, è doveroso ricordarvi che lo sport in genere, e nello specifico quello rappresentato, è già sacrificio. Richiede forte motivazione, tenacia, forza fisica ed animo, ma soprattutto umiltà. È doveroso anche ricordarvi che lo sport è supporto alla formazione e cemento. Soprattutto lo sport verso se stessi e verso gli altri. Gli sportivi, gli atleti sono preparati a questo, a cadere ma a rialzarsi sempre, ciò che noi insegniamo a loro. Permetteteci di farlo, di rialzarci. Oggi siamo noi a chiedervi di ascoltarci, ci chiediamo di rendere possibile lo sport, sfidateci, metteteci alla prova, chiedeteci di continuare, fare questi sacrifici e non di chiudere. Chiudere non è sacrificio o prevenzione, chiudere è gettare la spugna. Mi ritrovo qua a parlare a nome degli sport di squadra. E squadra l'abbiamo fatta tutti oggi. Siamo stati grandi, bravi, distanziati, rispettosi delle regole come lo siamo stati fino ad oggi. Ci hanno chiesto di adeguarci a tutto e noi l'abbiamo fatto. Ci mancava solo che ci dicessero anche cosa dovevamo insegnare nelle varie palestre, nelle varie discipline. E noi ci siamo adeguati a tutto. Lo sport, come diceva bene Maurizio prima, hanno già detto tutto loro, non è il problema. Lo sport è la soluzione, lo sport è vita. Se loro ci tolgono lo sport, ci tolgono tutto. Parlavamo di incassi, giustamente Marcello faceva l'elenco delle persone che lavorano all'interno dello sport. Io che non ho incasso nella mia attività sportiva, non posso andare al bar a spendere i soldi. Quindi si rimette anche il bar. Io che non ho incassi,
nella mia società di calcio non posso andare al ristorante a mangiare la pizza, anche se il ristorante chiude alle 6. Posso decidere con un mio amico di andare a mangiare a mezzogiorno. Perché? Perché non ho incassi, non ho soldi. Per noi non è solo passione, come per tutti noi, è anche un lavoro, è fondamentale. Bravo. Per noi lavorare. Bravo. Noi dobbiamo lavorare, ne abbiamo un diritto come ce l'hanno tutti, come ce l'hanno tutti. Io alleno i bambini da tanti anni, lo faccio veramente con passione, chi mi conosce lo sa, lo faccio neanche per i soldi, lo faccio veramente per passione. Ho un'associazione sportiva, sì, lì per me è lavoro. Me l'hanno tagliata completamente, abbiamo dovuto rincorrere senza considerare soldi che spendiamo per riorganizzare, per gli assetti, per i corsi, perché ognuno di noi fa i corsi per tenersi aggiornato. Tutti noi andiamo a spendere dei soldi, continuiamo a investire su noi stessi anche, per poi cosa? Dici bravi, avete fatto tutto giusto? Da domani siete chiusi, potete morire. Ecco, non dobbiamo morire ragazzi, dobbiamo rimanere uniti così, lo sport di squadra è anche questo. Indipendentemente dallo sport che facciamo, volevo andare avanti, però mi fa piacere che per gli sport di squadra oggi ci sia qui Franco Gemme, che è il delegato provinciale della FIGC. Quindi lascio la parola a lui, che meglio di me sa che cosa si vive all'interno delle organizzazioni sportive. Quindi, Gemme. Bravo! Chiaramente ringrazio quelli che sono intervenuti prima perché hanno esposto con chiarezza e con tanto sentimento le loro problematiche, a cui io sono vicino perché so cosa vuol dire fare dei sacrifici, arrivare a fine mese e non avere magari, non senza, non avere da dare da mangiare ai bambini, alle famiglie. Qua si sta chiudendo un'attività, delle attività calcistiche, dei vari sport, dove si stava facendo una prevenzione al 100%. E quindi trovo ingiusto che si blocchi tutto, perché così si peggiorano le cose, quando invece bastava seguire i protocolli come stavamo facendo noi tutti e lasciare che le attività continuassero. Noi come calcio, la mia delegazione che comprende la terza categoria, la minore sul settore giovanile, è stata chiusa prima ancora degli altri, e questo non mi va bene, perché ci hanno dovuto passare per dei motori che non siamo. Quindi non dico tutti e nessuno, ma tutti dovevano andare avanti e seguire quello, i protocolli come stavano facendo, perché erano anche oltre. C'era gente che si è diventata con tutti i modi per poter giocare, per poter fare attività. Avete visto come la manifestazione è composta e quasi rispettosa, come lo sono stati nei confronti delle disposizioni date. Però il finale è sempre quello, il silenzio totale da parte delle istituzioni di fronte a questo grido di dolore. Si parla di ristori, la gente però ha dimostrato di non crederci, almeno fino in fondo. Sperano fino a prova contraria. Vedremo, è un settore che se muore crea un vulnus estremamente grave nella nostra società e nella società moderna, dove lo sport ha un posto e una finalità che è quella dell'aggregazione positiva dei giovani in una società dove prevale la dispersione e la mancanza di progetti da parte appunto di molti giovani. Volevo aggiungere, professore, che all'inizio della pandemia gli untori, i colpevoli erano i runner. Proprio così. Erano loro che trasmettevano il virus. Cosa sta succedendo? Proviamo a raggiungere. Sì, vieni.
li abbiamo chiamati apposta, sono qua, ci mettono la faccia, vediamo cosa hanno da dirci, ragazzi. Bene, abbiamo tutti sulla faccia, eh? Adesso sindaco vogliamo dare la parola e vogliamo come ha intenzione di aiutarci. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie. Chiedo scusa, io non ho l'abitudine di prendere per i fondelli nessuno, non l'ho mai fatto e non credo che questa sia l'occasione per poterlo fare. Non capisco cosa voglia dire. È un messaggio della pandemia, ma avevo un grosso problema, non mi ha neanche calcolato. Grazie. Non ha scritto il messaggio, normalmente i messaggi rispondo, poi se magari su Facebook qualche problema c'è, non è questo il tema. Io volevo solo dire due cose rapide. Ognuno di noi si assume le proprie responsabilità, ne sono convinto. Mi spiace che in qualche modo si alzi, anche se lo comprendo, un grido di protesta nei confronti, scusate, di chi non ha mica stabilito le chiusure di nessuno. Noi stiamo subendo la stessa cosa che state subendo voi. Abbiate pazienza. Bravo! Non ho capito, qualcuno ha sbagliato indirizzo. Questo non è Palazzo Chigi. Non ha deciso il comune di far chiudere alcuno, anzi mi sembra che da parte di questa amministrazione, ma in generale di tante amministrazioni italiane, ci sia stata un'attenzione particolare per lo sport. E oggi tutti viviamo un momento di crisi. Qualche giorno fa ero insieme a coloro che si dedicano al commercio, alla ristorazione, ai bar, che protestavano allo stesso modo perché gli hanno ristretto gli orari, li fanno chiudere, ma non perché c'è un'ordinanza del sindaco che li fa chiudere, perché c'è un'ordinanza ministeriale che fa questa cosa. Ebbene, insieme abbiamo sostenuto la necessità di opporci e di protestare rispetto a questa cosa, ma se pure io facessi un'ordinanza al contrario avrebbe valore legale zero e verrebbe smentita in un minuto. Pertanto, se dobbiamo fare una strada insieme, non è quella di sputarci negli occhi tra noi, ma è quella di capire come insieme possiamo sensibilizzare e muovere coloro che hanno il potere di farlo nei confronti di quello che sta capitando, altrimenti otteniamo un risultato che è completamente sbagliato, che è quello di rendere una situazione di tensione all'interno delle comunità, che è l'ultima cosa che voglio, perché cosa ne possono le nostre comunità di questa cosa? Se poi si parla di supporto e di aiuti, questo è un altro discorso, ma sul piano della possibilità di aprire o di chiudere, io lo dico sinceramente perché sono abituato ad essere chiaro e sincero. Noi non ci possiamo fare nulla, ma non è questione di applausi, non ne voglio applausi, voglio essere solo chiaro con voi, perché con la mia comunità devo essere chiaro e tondo e non stare a girarci attorno alle cose. La situazione è questa. Dopodiché mi ha fatto piacere, qualcuno ha detto voglio lavorare, non mi ricordo più chi lo stava dicendo prima, cerchiamo il lavoro. Ed è lo stesso senso di dignità che ho incontrato con coloro che si occupano di commercio, che si occupano di ristorazione, coloro che lavorano nei bar. Non hanno detto vogliamo i soldi, hanno detto noi vogliamo lavorare perché come loro così voi avete investito nelle vostre attività per renderle possibili. Pertanto la dignità deve poter lavorare. Dopodiché se ci sono delle misure di supporto, ben volentieri, faremo tutto il possibile su una realtà.
realtà che comunque non mi sembra che abbia mai girato le spalle al mondo dello sport. Ieri si è parlato, qualche giorno fa, di commercio, di ristorazione, con una grande crisi che non è da poco. Oggi si parla di sport e di materie affini, domani magari ci saranno qui e credo legittimatissimi anche coloro che si occupano di arte, coloro che si occupano di spettacolo, che hanno gli stessi diritti, anche loro sono rimasti inguaiati da questa vicenda. Lo sport è salute, le dirò di più. Il risparmio della spesa pubblica sanitaria non è solo economico, è anche salute dei nostri figli, delle nostre generazioni. Chi stiamo tirando su? Stiamo tirando su, come si diceva prima, dei disadattati, immobili davanti ai computer, davanti ai videogiochi. Gli stiamo dando la possibilità di correre all'aria aperta. Perfettamente d'accordo. A casa fare ginnastica davanti al computer. Le dirò di più. Un medico, virologo, mi diceva proprio l'altro giorno che pare che sono affetti, voi date che lo sport fa sì che sia meno probabile il diabete. Bene, mi diceva che coloro che sono affetti da problemi diabetici pare che siano molto più sensibili all'aggressione di Covid-19. Quindi sono d'accordo che lo sport aiuta. Il problema è adesso come noi riusciamo a aiutare voi. Questo è il tema. Ma non ci siamo mai tirati indietro. Proprio per questo motivo, scusatemi, io ci tengo anche a nome di Veridicità a lasciare la parola a chi ha seguito tutti voi in questi anni col cuore della mia amministrazione. L'ha fatto tutti i giorni mettendoci anima e cuore, che l'assessore Ciccaglione, non potete dire che nessuno vi ha mai guardato in faccia e nessuno vi ha mai supportato, perché c'è chi giorno per giorno questo lavoro ha fatto, continuerà a farlo, continueremo a farlo nei limiti delle nostre possibilità, che sono possibilità, mi spiace, lo dico, irrisorie rispetto al potere e alla capacità che hanno altri enti con delle forze ben maggiori di un comune che è un piano di riequilibrio. Va bene? Questa è la realtà. Quindi non vengo a disilludere nessuno, ma voglio essere chiaro: non pensiate che il comune possa ribaltare il mondo. Questo non esiste, quindi non individuate in quel palazzo la responsabilità, che stanno ben da altre parti, per cortesia. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Si è detto quello che sono i valori sportivi, quello che è lo sport, l'abbattimento dei costi per la sanità, abbiamo sentito tante cose, le conosciamo. Voglio iniziare da dove ha finito il sindaco. Io sono il responsabile fra le tante deleghe dello sport. Se c'è qualcuno di voi che è chiamato o che io sono venuto a casa vostra, oppure che non sono venuto a casa vostra, se ha subito delle situazioni di non, come dire, attenzione, lo dica in questa pubblica piazza, perché questa amministrazione con questo assessore e con le persone competenti spende quotidianamente dalle 8 del mattino fino alla sera, presente in tutte le manifestazioni, piccole, grandi, importanti, nazionali, regionali, internazionali, perché lo sport qui in Alessandria è qualcosa di straordinario. E a me avete dato la possibilità di verificare quanto lo sport sia e i valori dello sport siano importanti. Le vittorie e le sconfitte si creano all'interno delle strutture, si creano all'interno delle palestre, con il sudore, con la fatica, con le rinunce, ma con la determinazione. Io ho incontrato solo queste persone e oggi abbiamo dimostrato tutti insieme che siamo una grande squadra. Ma nelle grandi squadre, quando ci si divide, si perdono gli obiettivi. Questo è fondamentale. Ha detto bene il sindaco, con onestà intellettuale e comportamentale che gli riconosco. Questa amministrazione non ha poteri da poter dire domani ci sono X risorse. Non ci sono.
ci attiveremo attraverso le strutture regionali e nazionali, come abbiamo già fatto, per avere quei contributi, alcuni dei quali stiamo dandoli attraverso le nostre partecipate, alle quali abbiamo imposto doverosamente una quota dei loro contributi di utilizzo per dare contributi alle associazioni sportive. Questa è la realtà di Alessandria. Abbiamo anticipato. Nessuno può dire che se qualcuno vi ha promesso 25.000 euro da andare a ritirare in banca sia stato il comune di Alessandria. Perché noi quelle promesse da persone per bene e sportive non le abbiamo mai fatte. Allora voglio dire, per non tornare ancora indietro a quello che è stato già detto, e capisco lo sfogo, l'amarezza, la preoccupazione, perché nel momento più duro del primo lockdown voi avete investito sulle vostre aziende, ma non per il gusto di investire, per il gusto di sentirsi più grandi, per l'opportunità di continuare l'attività del lavoro. Quindi da questo punto di vista siete sportivi, ma che vi siete fatti carico di mantenere le vostre attività dando lavoro ad altre persone esterne, oltre che costruire un percorso sportivo, sociale ed economico di chi partecipa. Avete fatto moltissimo con pochi aiuti, e allora facciamo ancora una volta squadra, mettiamoci, condivido, però sarebbe facile per me dire che la colpa è degli altri, ma io non voglio cadere in quell'errore. Non ci voglio cadere, nessuno pretenda che io faccia colpe ad altri. È stato chiaro il sindaco e credo che ognuno di voi abbia capito. A noi compete l'obbligo dell'ascolto, di ascoltarvi, di essere presenti, di condividere con voi le manifestazioni. Voglio ricordare il mondo della danza, che apparentemente per tante persone può non essere niente, è lo sport più praticato al mondo. Tanto per essere chiari, non è il calcio, è la danza. E voglio ricordare a tutti voi che quando ci è stato chiesto 3 anni fa al comune di Alessandria, al sottoscritto, la possibilità di usufruire del palazzetto del Palacima, palazzetto dello sport, non era mai stato dato, perché si diceva che rompevano il parquet e tutto. È stato dato. Sono venute migliaia di persone in Alessandria a vedere, oltre l'indotto, a vedere quell'attività che è sociale, che è economica, che è sportiva, che è, come dire, qualcosa che appassiona. Con la box, qui ci sono anche i responsabili della box, per ricordare a ognuno di loro e a ognuno di voi quello che è stato fatto, e lo dico appassionatamente per farmi capire. La box in Alessandria dopo Benito Michelone non c'è mai stata. C'è voluto questo assessore che insieme a persone serie, qualificate e competenti hanno rimesso in piedi la questione e hanno fatto il primo memorial Benito Michelone. E poi abbiamo fatto il secondo, e poi dovevamo fare il campionato italiano per quanto riguarda Lucio Randazzo. Non è stato possibile perché abbiamo perduto la gara economica, ma non abbiamo perduto la speranza. Va bene, condivido. Io dico quello che è stato insieme rimesso in piedi, perché questa città ha delle tradizioni e delle culture sportive. Ho detto prima che ci faremo carico con la regione e con lo Stato per quello che è nelle nostre possibilità di poter essere di aiuto. Potrei dire con facilità che a voi servono dei soldi a fondo perduto, non servono le mie chiacchiere, ma questo lo capite ognuno di voi. Ma io i soldi a fondo perduto non li ho, ho solamente la possibilità di dire. Certo che vuole lavorare, ma i soldi aiutano a riprendere l'attività economica, condivido. Tutti vogliamo lavorare, ma perché ne risulta che noi siamo contro il lavoro? Noi siamo d'accordo. E allora i fatti concreti sono che bisogna aiutarvi concretamente, a fondo perduto, non mandandovi in banca a prendere dei soldi che non ci sono. O no? E allora? Quindi non mi dica che vuol lavorare, lo so, a chi io voglio lavorare? Io faccio il mio, nel piccolo faccio il mio, non devo convincere nessuno, ma sono qui con voi che chiedete di lavorare. Perfetto. Abbiamo perso la dignità per il lavoro. Allora se l'abbiamo persa la dobbiamo ricostruire, la dobbiamo riavere, dipende da ognuno di noi, perché il fondo per me non l'abbiamo ancora toccato, ma quando toccheremo il fondo avremo la possibilità di risalire. E questi non sono chiacchiere, è la storia della vita. Condivido perfettamente, non,
Io tutto il giorno ho le persone che non sono dello sport, vengono a chiedere da mangiare, non di pagare la luce e l'acqua da fare, e sono cittadini che non erano inseriti nel discorso del sociale. E io chiudo con una mia preoccupazione personale, ma credo che sia anche di ognuno di voi, e mi sono posto la domanda da subito: al di là dei valori sportivi, lo sport in quanto tale, io voglio dire, ma di questi migliaia, di questi milioni di ragazzi che tutti i giorni ognuno di voi accudisce e le insegna, costruisce un percorso sportivo e non solo, che cosa ne faremo di questi ragazzi qui? Questo è il vero problema. Il paese sta cedendo perché non avremo i ragazzi che saranno preparati ad affrontare la vita con i valori dello sport, con i sacrifici dello sport, con le difficoltà insite. Questo è il problema vero. Nel sociale io mi pongo, ma suo figlio se non va in palestra dove va? Con chi va? Cosa fa? Ma questa è la società che mi preoccupa. Questa è la società che mi preoccupa. Capite qual è questo? Io non ho solamente la responsabilità di dare la possibilità di fare delle attività sportive. Ma noi la stiamo dando. Esatto. Condivido. Noi stiamo lavorando per mettervi tutto a disposizione come abbiamo sempre fatto, però dico contributi ci attiveremo per quello che possiamo fare noi, come ha detto bene il sindaco, con quella onestà che tutti dobbiamo riconoscere. Le parole sono state chiare, facciamo mente locale di quello che è stato detto. Bene, a tutti i migliori auguri, le migliori fortune, e soprattutto è che grazie a voi, con i vostri sacrifici e la vostra determinazione, che questo paese attraverso anche lo sport possa ripartire. Auguri a ognuno di voi. Le contestazioni fatte evidentemente hanno sbagliato il destinatario. Al di là delle il destinatario posizioni politiche, è ben un altro, ognuno di noi, gli italiani lo hanno capito. Personalmente io, Eugenio, Marcello o Maurizio, che abbiamo parlato prima, siamo qua al di là degli schieramenti politici, perché ognuno di noi ha la sua attività da portare avanti, ognuno di noi ha i propri problemi. Abbiamo detto giusto, lo sport è vita, lo sport deve essere portato avanti. Dobbiamo quello che stiamo facendo in tutte le piazze d'Italia, piano piano dobbiamo riuscire a spostarlo a Roma. È brutto da dire, ma dobbiamo fare delle delegazioni. Adesso fortunatamente il nostro grido qua è stato ascoltato all'interno del palazzo della prefettura, e tre dei nostri colleghi, diciamo così, sono stati chiamati a colloquio all'interno con il prefetto. Quindi è segno che qualcosa stamattina a livello di sport, di squadra, siamo riusciti a fare. Quindi siamo tutti nella stessa situazione, siamo tutti disperati, abbiamo tutti bisogno di lavorare. L'unica cosa che non dobbiamo perdere è la forza e la dignità, perché se perdiamo forza e dignità facciamo la fine di quel cartello là, ok? Moriamo. E noi non dobbiamo morire, è soltanto simbolico. Dobbiamo stringere i denti, farci forza e, se serve veramente, tutti quelli che siamo qua oggi, andare a Roma. Andiamo a Roma. Quello dobbiamo fare. Al di là dello schieramento politico. Loro... Ascolta, allora se stai fermo lì, io il biglietto non te lo posso pagare, perché ho lo stesso problema che puoi avere te. E ora che dobbiamo andare? La mia guerra è nella mia città. Ok, e loro ti dicono: non possiamo fare niente perché è una cosa superiore. Possiamo andare avanti delle ore. Se vuoi, possiamo andare avanti delle ore a parlare di questo. Possiamo andare avanti delle ore a parlare di questo. Non ci possiamo fare niente. Siamo tutti nella stessa situazione, noi che abbiamo associazioni, attività. Siamo tutti nella stessa situazione, abbiamo tutti spese da pagare, abbiamo tutti imposte da pagare, dipendenti, abbiamo tutti qualcosa da pagare, da dover tirare fuori dei soldi tutti i mesi. No, qua oggi ci siamo fatti sentire, chi ci doveva sentire ci ha ascoltato, chi ci doveva ascoltare ci ha ascoltato, tre di noi sono dentro adesso a parlare, tre di noi sono dentro a parlare. Quindi per me questa è già una vittoria. Per me questa è già una vittoria. Dobbiamo fare squadra, non dobbiamo continuare a offenderci l'un l'altro. Non dobbiamo continuare a dire: ma lui parla per la danza, io però ballo quello. Lui fa palestra di qua, ma io faccio palestra di qua. Siamo tutti sotto la stessa bandiera dello sport. Tutti, tutti. Adesso aspettiamo che scendano giù e ci daranno poi le novità che il prefetto gli dirà a Maurizio, Ivan ed Enrico.
ok? Non allontaniamoci, rimaniamo qua con i nostri bei cartelli, sperando che qualcuno ci possa aiutare. Facciamo due considerazioni. Per il momento la manifestazione si è interrotta in attesa che i rappresentanti di queste società sportive vengano ascoltati da chi di dovere, dalle istituzioni. E riportino giù. Però professore, adesso la inquadro, due considerazioni dopo quello che abbiamo sentito, ovvero che la gente si sta veramente stancando. E poi soprattutto un aspetto molto, molto brutto, diciamo, molto non efficace, è che si cerca di mettere l'un contro l'altro le amministrazioni locali con le categorie. In realtà sappiamo benissimo che i provvedimenti sono di carattere nazionale e che gli enti locali non possono fare esattamente niente, perché qualunque cosa facessero sarebbe il giorno dopo, il giorno stesso, immediatamente cancellato, sarebbe immediatamente annullato. Per cui anche le persone, qualche persona così evidentemente disorientata che è intervenuta, ha sbagliato l'obiettivo. L'amministrazione comunale di Alessandria non è il Consiglio dei Ministri, il sindaco non è Conte, e dunque questa è una doverosa precisazione. L'atmosfera è contenuta, ma si percepisce un disagio e una rabbia trattenuta. Non oso dire ancora disperazione, però da molte grida che si sono levate dalla folla anche questa diciamo sentimento è emerso. Molte persone credo che siano arrivati all'esasperazione e anche forse alla fine di ogni speranza. Secondo me, professore, la vera grande tragedia sarà quella economica, non il virus. Lo strascico che lascerà questa pandemia sarà a livello economico. Ormai qualcuno lo ha detto, ma viene glissato come... ci saranno più morti per la crisi economica che per la pandemia, anche perché ormai i dati sono quelli che sono, qualcuno li contesta, non sono chiari, trasparenti, sembra che ci sia tutta una uniformità nelle cose. Comunque questo è un altro aspetto. Sicuramente il 2021 e la fine del 2020 per noi saranno, per l'Italia, saranno una situazione veramente tragica, anche perché quello che il nostro governo cerca di fare nei confronti di altri governi europei è veramente una piccola cosa che non assolverà le aspettative di molti. I conti e le cifre sono state pubblicate, per cui ognuno faccia i suoi ragionamenti. Forse c'è stata dispersione, non lo so, questi monopattini elettrici che hanno questi bonus che comunque potevano anche essere convogliati da altre parti e su altre situazioni. Allora, va bene, terminiamo qui la prima parte, arrivederci a tutti.